Gli ultimi anni sono stati ricchi di nozze celebri, come quella del principe Harry o del matrimonio segreto di Cristiano Ronaldo. Sì! Dobbiamo quindi prepararci al 2020 e per questo vogliamo passare in rassegna i matrimoni più attesi per questo anno. Cominciamo con Jennifer Lopez. E l'anello a quando? E l'anello a quando? Canta la popstar internazionale. Ecco qui Jennifer, ora ce l'hai. Il 2020 è il tuo anno. La cantante attrice ha ufficializzato il suo fidanzamento con Alex Rodriguez. L'ex stella del baseball e attuale imprenditore di successo ha chiesto a J.Lo di sposarlo lo scorso marzo, durante una vacanza alle Bahamas. E anche la prossima coppia è nota per il suo rapporto con il cinema e la televisione. Stiamo parlando di Scarlett Johansson e Colin Jost, che hanno reso pubblico il loro fidanzamento a maggio. L'attrice ha parlato della sua proposta di matrimonio durante un'intervista con Ellen DeGeneres, nella quale ha definito lo sceneggiatore di Saturday Night Live come un uomo molto molto speciale che l'ha sorpresa con la sua proposta, senza però entrare troppo nei dettagli. E come da tradizione, abbiamo una quota di matrimoni reali da inserire all'interno della lista che quest'anno si concentra, ancora una volta, sulla casa reale britannica. E il protagonista sarà il cognato di William, James Middleton. Il fratello minore di Kate ha annunciato il suo fidanzamento con Alizée Thévenet e ci sono ancora molti dettagli da scoprire sulla romantica proposta. Ora è il turno dei matrimoni super VIP, come quello tra Orlando Bloom e Katy Perry. La proposta è stata fatta in una data molto conosciuta, San Valentino, e anche se era previsto per la fine del 2019, il matrimonio è stato rinviato per motivi che non conosciamo, ma l'aspettativa rimane molto alta davanti ad uno dei matrimoni più attesi del 2020. E non meno atteso è il matrimonio con cui chiudiamo questa carrellata. Emma Stone e Dave McCarry hanno ufficializzato a fine 2019 il loro fidanzamento. Una relazione nata nel 2017 quando Emma fece visita al set del Saturday Night Live, programma di cui Dave è sceneggiatore e regista. Anche se la coppia si distingue per avere un rapporto molto discreto, siamo stati testimoni del loro annuncio di fidanzamento attraverso i loro social network.